Che mi dici Eleonora di questo pavimento? Allora, fammi sentire. In questa chiesa di Maria Santissima della Lubra possiamo notare che davanti all'altare maggiore ci sono varie fasce di mattonelle ornate ai lati da un bordo giallo e la sua immagine che contiene all'interno è una rosa gialla con altre più piccole blu di rose. Bellissimo. Ai lati. Questa fascia continua fino a qui davanti alla croce e si conclude davanti al pronao all'inizio, all'ingresso della chiesa. Poi, come possiamo notare da queste immagini sul pavimento, ci sta questo cerchio che è disegnato su quattro mattonelle. Mi sai dire di chi è questo bel pavimento? A chi viene attribuito? Questo è stato costruito nel 1977. Questo pavimento qua ristrutturato forse. Ma chi lo ha fatto? Non so. Vabbè, lo scopriremo dopo. Vabbè, come possiamo notare da questo cerchio c'è un bottone giallo al centro ricoperto da foglioline verdi. Poi sui lati, andiamo qui perché le immagini sono più chiare, sui lati possiamo notare queste foglioline azzurrognole che sono state costruite apposta per ricoprire gli spazi bianchi. Ora se volete seguirmi andiamo a vedere dove finiscono le strisce di mattonelle. Andiamo anche a vedere dove è stato sepolto il marchese Giuseppe Spada. C'ho dei ciceroni che sono fenomenali, eccezionali questi ragazzi. Allora, come ho detto prima, qui si conclude la fascia di mattonelle davanti al pronao, all'inizio dell'ingresso della chiesa. E poi qui è il posto dove è stato sepolto il marchese Giuseppe Spada, infatti con una scritta in latino, e infatti come possiamo vedere dallo stemma ci sono due spade a forma di croce. Ora se volete proseguire c'è il mio amico Giosuè che vi